al servizio di tutto l'ordine, socio e maestro. Al capitolo generale elettivo dell'ordine domenicano, tenutosi a Lione nel 1891, si pensava fosse giunto il turno del padre Cormier. Il suo aspetto malaticcio non sembrava, tuttavia, testimoniare una salute sufficiente a leggere l'incarico del maestro dell'ordine per 12 anni. Si optò dunque per padre Andrea Fluvirt, il quale scelse Cormier come suo socio per le province francofone, nominandolo poi, nel 1896, procuratore generale dell'ordine, incaricato cioè delle relazioni con le congregazioni della Curia Romana e col Papa stesso. Cormier seppe intessere ottime relazioni sia con Leone XIII che col successore Pio X, già cardinal protettore dell'ordine domenicano e suo grande estimatore. Col capitolo generale, tenuto alla Quercia nel 1904, Cormier venne eletto maestro dell'ordine, intenzionato ben presto a rinunciare, maggio 1906, con tanto di approvazione pontificia. La fragile salute, le difficili relazioni tra Chiesa e Repubblica Francese, le difficoltà con lo Stato italiano, che aveva confiscato persino il convento di Santa Sabina, l'insorgente crisi modernista. Tutte ragioni che lo indussero a meditare un passo indietro, presto scongiurato dalle rimostranze di alcuni confratelli. Sono gli anni della spinosa questione biblica. Pur non condividendo talune audacie, Cormier trattò con sincerità e carità il padre Lagrange, fondatore dell'École biblique di Gerusalemme, soprattutto allorquando i suoi manuali rischiarono di venire interdetti. Nella lunga burrasca di quegli anni, Cormier intrattenne una fitta corrispondenza col focoso confratello esegeta. Tentato talvolta di credere di non essere abbastanza sostenuto dal suo maestro dell'ordine. In tale intricatissima vicenda, meritevole di ben altro approfondimento, esemplare fu il contegno di Cormier, capace di contemperare fermezza, fiducia e scaltrezza, al punto che Lagrange, ormai anziano, dopo aver testimoniato al processo di beatificazione, disse: «Mi sarebbe dispiaciuto morire senza avergli, a Cormier, pagato il mio debito di riconoscenza». Quale onore e soprattutto quale grande bene spirituale per l'ordine, se egli verrà beatificato. Padre Giacinto Cormier, affetto da pleurite, morì il 17 dicembre 1916, Domenica Gaudete, in piena grande guerra. Sarà beatificato da San Giovanni Paolo II, il 20 novembre 1994. Il giorno prima di morire, queste furono le ultime parole da lui pronunziate, a voce ben distinta, che ben riassumono l'essenza della sua santità. Rinnovo i tre voti della mia professione e ringrazio Dio di avermi concesso di perseverare nella vita religiosa.